Cari amici, buonasera. Stasera siamo andati dallo psicologo, dal dottor Dario Forti, il presidente dell'associazione Ariele, che voi già conoscete perché ci ha confortato con i suoi aiuti psicologici già altre volte, ma ora particolarmente, caro dottor Forti, noi Buonasera. tutti abbiamo bisogno dell'aiuto dello psicologo. Ma credo che abbiamo tutti bisogno, abbiamo bisogno di aiuto. Mi ricordo che in una delle nostre prime conversazioni, quando stava scattando il primo lockdown, ci eravamo anche trovati a considerare la non facile condizione in cui si trovavano i decisori. Sì. Il governo, i sindaci, le varie autorità sanitarie e non solo, perché questa vicenda totalmente inattesa, completamente spiazzante, aveva messo in difficoltà. Ci ricordiamo anche di decisioni, per realtà sono un po' proseguite, un po' contraddittorie, rimangiate, modificate, un po' di annaspamento, se si può dire, Sì, no? certo. In queste situazioni. Poi ci siamo trovati a ragionare via via che poi la maggior parte di noi si sono trovati effettivamente dentro alla pandemia, nel lockdown e poi in tutte le limitazioni ci sono state suggerite o imposte via via nei mesi. E poi naturalmente poi abbiamo vissuto un'estate abbastanza, non completamente, no? Di rilassamento, anche un po' come dire di pericolo scampato, e abbiamo gustato più o meno felicemente una riconquistata autonomia personale, eccetera. E poi oggi siamo Ecco, ricascati. ma oggi io sto notando un senso diffuso di smarrimento. Poi mi dicono le notizie, che nelle farmacie vendono un sacco di tranquillanti. Poi l'altro giorno ho sentito notizie inquietanti sul fatto che ci sono stati negli ultimi tempi 54 suicidi. Che cosa sta accadendo? Da psicologo, qualche buon consiglio per poter superare questo stress, perché oggettivamente siamo tutti un po' stressati, insomma, no? Sì, con la considerazione che stiamo vivendo un secondo atto, un secondo tempo. Ormai vediamo quasi lontano, quasi un po' sullo sfondo, il primo lockdown, il primo confinamento, la prima reclusione di gran parte di noi. Allora, col senno di poi possiamo considerare che ci sia stato quasi certe volte mi viene da pensare quasi un senso un po' di un gioco. Non era mai successo niente del genere a nessuno di noi. I più anziani ricordavano forse gli sfollamenti durante la guerra, i bombardamenti, però episodi che ci allarmassero forse in certe zone sismiche di terremoti, dalla Carnia all'Appennino. Questo senso un po' di catastrofe. Per maggior parte di noi in realtà è stato quasi un gioco, felice o infelice naturalmente, la chiusura, gli affetti, il lavoro da casa, i bambini, la cucina, il far la pasta, il far le torte. E io non ho l'impressione che quell'esperienza sia stata davvero fortemente traumatica. Naturalmente lo è stata in certe comunità, ma più per le sirene che si sentivano, per quelle scene terribili degli obitori, degli ospedali, dei camion militari. Però le decine di milioni di italiani chiusi in casa, in realtà ci eravamo detti in uno dei nostri ultimi incontri, chissà poi a medio periodo che cosa emergerà. Eh Ecco, sì. lo specifico è che adesso invece è come se stessimo sentendo un déjà vu. È come se ci stessimo ricascando, ci risiamo. Ecco, credo che buona parte dei problemi che lei segnalava all'inizio siano, faccio l'ipotesi,
delle reazioni, queste sì, abbastanza di paura o comunque di smarrimento, rispetto a un qualche cosa che è successo e dal quale tutto sommato eravamo usciti. Adesso non voglio sembrare cinico, ma il fatto che in quella stagione, marzo-aprile, in cui, ahimè, tantissime persone sono ammalate e tantissime sono anche morte, però c'è stata questa idea che questo avveniva, colpiva una certa fascia di età, i nonni nelle RSA, quelli che finivano nei reparti di rianimazione. Si diceva, non so se ha torto o ragione, che i giovani, quasi giovani, non erano stati colpiti o avevano molta minore probabilità. Adesso invece c'è questa idea, anche per questa curva così veloce, che invece questo ci risiamo possa essere invece più implacabile. Sì, diciamo che all'inizio con il primo lockdown in fondo abbiamo giocato a Sì, fare la poi. guerra. Ora invece ci stiamo rendendo conto che siamo davvero in guerra contro il virus, contro un nemico implacabile. E allora c'è chi reagisce negando addirittura l'esistenza Certo. della cosa, dicendo che addirittura quando arriverà un vaccino ci inietteranno delle cose per cui saremo tutti seguiti, eccetera, eccetera. E invece quelli più normali come noi ci rendiamo conto che dobbiamo combattere e la nostra unica arma per combattere è il mantenimento di quei codici, la mascherina, il distanziamento, Sì, il lavaggio delle mani, eccetera, eccetera. Simonelli, questo poi è un aspetto che già era emerso la prima volta, ma è emerso molto quest'estate e anche all'inizio dell'autunno. L'incredulità, l'atteggiamento da branco, il macismo, l'esibizionismo, il negazionismo, tutti quei comportamenti, ahimè, di cui credo che la nostra società, non dico non possano fare a meno, ma si direbbe che ormai se ne siano diventati un po' endemici. Cioè, una società molto un po' disarticolata, molto plurale, molto meno riconducibile a degli schemi di quando noi eravamo, insomma, quando siamo cresciuti in un mondo un po' diverso, no? Quando eravamo bambini, ragazzi, E dove certo. una certa struttura, i ruoli, i codici. Adesso il mondo è molto vario, il che è anche positivo, no? Perché siamo meno legati, ci si veste in mille modi diversi, si fanno molti lavori di tipo diverso, mentre allora si andava in ufficio, si andava in fabbrica, si faceva la casalinga, il mondo era molto più delineato. Adesso, allora, che ci sia una quota di negazionisti, che poi lo facciano per motivi antiscientifici, che lo facciano per ribellismo, in America lo fanno quelli degli stati, diciamo, del Midwest come rifiuto di Washington e della politica federale. Da noi lo fanno le frange. Quelli che nei giorni scorsi sono andati in piazza a Roma, a Napoli, a Milano, quasi sempre delle piccole formazioni di, insomma, antisistema contro tutto, di destra, di sinistra, eccetera. E poi ci sono gli sbruffoni, no? Quelli appunto che io la mascherina faccio un baffo, un po' alla Sgarbi, ecco, no? Sì, Quelli che, sì. ecco. Questo aspetto qua va bene, c'è. Credo che però a noi interessi più il comportamento, diciamo, delle persone normali, di Certo. quelli che hanno effettivamente un rischio e hanno anche una consapevolezza e il timore di poter venire colpiti. Ecco, forse in questa seconda ondata si aggiunge un aspetto inquietante, che, come dire, la prima è stata soltanto un primo scossone. Mi vengono in mente quelle immagini come con i terremoti o con gli tsunami, cioè arriva una prima onda e dici: boh, era fortina, ce l'abbiamo fatta, però senti che se sta avvicinando un'altra e questa potrebbe essere molto più. Ecco, quindi il disorientamento di questo momento è perché mentre allora non sapevamo cosa stava succedendo, che cosa ci stava per succedere. Cioè io da bambino ricordo lontanissimo dell'asiatica. Sì, Mio sì. papà, che è morto da un po' di anni, aveva vissuto la spagnola, però erano ricordi troppo antichi, troppo mediati, no? Quindi la prima volta, così, appunto, anche con dimensioni di, non dico di novità, di scoperta, di sorpresa, ma adesso sappiamo cos'è, sappiamo il male che può fare, e temiamo che a questo punto il colpo possa essere un colpo devastante.
devastante, che possa, ecco, come un pugile che ha preso un paio di colpi e già non è più bello saldo sulle gambe, teme che se ne arriva un altro ben assestato, a quel punto va giù e non si rialza più. Credo che sia questa, perché abbiamo già sperimentato cosa potrebbe succedere. Eh sì, perché prima non sapevamo, ora sappiamo e vediamo che ritorna quella cosa evidente, quella cosa che prima dovevamo cominciare a conoscere. Ma e allora c'è chi decide come un bambino di chiudere gli occhi davanti alla realtà e dice no, questo non esiste, crede che chiudendo gli occhi non esista niente, e invece esiste. Ecco, ma al di là dei negazionisti, noi che siamo delle persone normali, che suggerimento lei può dare per una persona consapevole delle cose, per non cedere allo smarrimento, insomma? Allora, i suggerimenti in fondo sono ancora quelli di 2 mesi fa, 6 mesi fa, 8 mesi fa. Cioè, forse io questo mi ricordo che aveva attraversato un po' come un filo rosso le nostre conversazioni, Simonelli, cioè il fatto che il tema della responsabilizzazione. Allora, noi non siamo nei panni del Presidente del Consiglio, dei responsabili dell'Istituto di Sanità o dell'OMS, cioè, ecco, noi abbiamo la responsabilità verso di noi e probabilmente verso qualche altra persona, i congiunti di certi decreti che ci sono cari. Allora, qui la cosa positiva è che noi, a differenza di quello che ci è successo 6 mesi fa, guardi, ne avevo già parlato, ma ricordo ancora che come Ariele abbiamo fatto delle interviste a dei medici, gli stessi medici più o meno toccati direttamente dal Covid e dai reparti Covid, eccetera, loro riconoscono senz'altro di essere stati presi alla sprovvista, la sottovalutazione di quanto fosse pericoloso questo virus, eccetera, eccetera. Quindi addirittura gli specialisti, quindi tutti noi. Ecco, però avendo capito appunto non solo il pericolo, ma anche che qualche rimedio molto empirico, molto pratico, appunto il lavarsi le mani, il non toccare, il non farsi toccare, il pulire le superfici, usare la mascherina anche quando non si avrebbe voglia. Per esempio, sui mezzi pubblici a Milano, sul metro, sul tram, ti continuo a ripetere, tieni sulla mascherina anche se per caso parli al telefono. Ecco, lì è un po' la cultura magica. Io avevo un antico suocero, quando mi sono sposato la prima volta, sì, che quando parlava in teleselezione, oggi non esiste più, con le figlie, urlava, perché aveva l'idea che per farsi sentire da lontano bisognasse urlare. Ecco, così c'è l'idea di molti che se devi parlare al telefonino, tu devi toglierti la mascherina, perché la mascherina in realtà è una stupidaggine, perché si sente perfettamente con la mascherina. Ecco, allora i piccoli comportamenti dell'autoresponsabilizzazione rimangono ancora tutti in essere, naturalmente. Poi ci sono gli aspetti di quei comportamenti altruistici e non egoistici, di non appunto pensare solo al proprio interesse e di curare. Per esempio, una cosa che mi accorgo ogni volta che io su un mezzo pubblico vedo qualcuno che ottiene la mascherina a metà, con questo famoso naso fuori, o addirittura no, io ogni volta mi dico, e vedo che nessuno commenta, nessuno dice niente, ognuno è immerso nei suoi pensieri o nel proprio smartphone, io ogni volta ci penso, ma poi dico, senta, lo sa vero che quella mascherina dovete tenerla su diversamente? Non ho mai nessuna soddisfazione da questi gesti, perché ti guardano male, ti guardano con fastidio. Qualche volta mi sono trovato anche con una banda di giovinastri, proprio una piccola gang, che l'avevano messa a sorridere, e io ho alzato la voce e un paio di altri anziani poi li hanno obbligati, però si vedeva che questi qui proprio non li potevi neanche turbare. Quindi io capisco che i comportamenti della responsabilizzazione di cui parliamo, Simonelli, non solo non sono facili da adottare su di sé, cioè essere rigorosi, cioè mascherina sempre, lavarsi le mani sempre, no, è come lavarsi i denti, però denti non ce lo dicono, che non puoi lavarti i denti ogni tanto quando ti viene in mente, devi lavarti 2 volte, 3 volte, anche 4 o 5 volte, non è che un giorno poi, ma io oggi no, non lavo i denti.
che è la costanza. Ecco, questo è faticoso. Poi però se devi addirittura farti carico dei componenti degli altri, entri anche in quell'area. Io stesso che sono uno che non si tira indietro, anche se devo gestire una situazione anche un po' conflittuale. Io non sono del tipo che vedi una cosa che non ti piace, gira, guarda dall'altra parte, no. Però mi rendo conto che questo è molto emotivamente faticoso. Cioè, per rispondere davvero alla sua domanda, i problemi che incontriamo adesso non sono diversi dai problemi che la vita normale ci pone. Essere autonomi, essere responsabili, essere intraprendenti, questo c'è prima del Covid, dopo il Covid, c'è sempre stato. È che in questo momento ci sono alcune cose che tu riconosci chiaramente che proprio definiscono lo stile del tuo comportamento. E questo è un po' faticoso. C'è chi lo affronta, lo accetta, c'è qualcuno che probabilmente molti questa cosa la patisce, e questo fa un po', come dire, accresce la fatica di vivere, se possiamo usare questa espressione. Tuttavia c'è una cosa positiva rispetto alla vicenda di 6 mesi fa, perché adesso abbiamo la prospettiva che non sarà risolutiva del tutto, ma il tema del vaccino, che a marzo era apparso come una sorta di miraggio, qualcuno diceva ci sarà subito, ma chi ne sapeva diceva no, se ne parlerà l'anno prossimo, che andrà bene. Adesso lasciamo stare il Conte che diceva a Natale ci sarà il vaccino, cosa che è stato subito smentito. Sì, certo. Però leggo periodicamente gli avanzamenti del progetto Università di Oxford con AstraZeneca e quella bella fabbrica avanzatissima, ipertecnologica che abbiamo noi, adesso non mi ricordo se in Lazio o in Umbria, dove stanno creando, preparandosi all'imbottigliamento dei flaconi. Ecco, questa cosa noi possiamo ragionevolmente essere fiduciosi che fra 6 mesi, quindi non un tempo indefinito, non domani evidentemente, quindi il tema è resistere. Ecco, credo che il suggerimento è questa cosa, non che ha da passare nottata, come diceva Edoardo De Filippo, che adesso siamo chiamati a uno sforzo. Ecco, io, come la storia di lavarsi i denti, io l'unico suggerimento è, se abbiamo capito quei 2-3 comportamenti, azioni, che non salvano il mondo, e non ci mettono al riparo assolutamente dal rischio, però ridimensionano questo rischio, ecco, questi adottiamoli, diamoci proprio come una sorta di norma regolativa, facciamolo sempre, certo. E cerchiamo anche di aiutare gli altri a farlo, i figli, magari il genitore anziano che non è perfettamente, come dire, lucido, e anche gli estranei, perché gli estranei possono essere alleati, ma possono essere anche avversari in questa vicenda. Certo, è un momento in cui dobbiamo tirare fuori tutti il cosiddetto senso di responsabilità, sì. Il senso di responsabilità lo dovrebbero adottare ed esprimere anche tutti i personaggi pubblici che stanno in vetrina, ed essere consapevoli che i loro comportamenti dovrebbero essere sempre molto esemplari. Però che dire dalle angosce, delle angosce di tutti quelli che da un punto di vista strettamente economico vedono un presente estremamente cupo. Lì è drammatico, ma purtroppo, ahimè, non dico che lo psicologo non serva, lo psicologo può provare a contribuire, così come chiunque si occupi di assistenza, di supporto, di sostegno, può provare a lenire o a smussare e sostenere, come, non so, adesso sto pensando in un campo di battaglia, l'infermiere, certo, può anche salvare la vita di qualcuno, ma non può evitare che i suoi commilitoni vengano colpiti, può cercare di tamponare un'emorragia, una ferita, eccetera. Noi possiamo provare a tamponare appunto quei fenomeni sociali di cui parlava poco fa lei, i segni di inquietudine, la fatica di dormire. Ecco, io ricordo che nei mesi del primo lockdown molti gruppi, anche Ariele ha contribuito, tantissimi gruppi, onlus, associazioni, ordini nel mondo dell'assistenza, della salute, si sono resi disponibili e si sono messi a disposizione, no? Con telefoni verdi, con recapiti,
per aiutare. Ecco, questa funzione potrà esserci. Naturalmente i problemi più seri, il bombardamento o il terremoto, questo bisogna sperare. Non so neanche come sconsiderare. Qualcuno in questi giorni si fa, in qualche modo si rassicura dicendo il nostro governo non è stato efficientissimo, non è stato pronto, ha fatto anche un po' di confusione, i banchi con le rotelle anziché i tamponi. Però poi dicono, vedi anche la Spagna, la Francia, la Germania, non parliamo degli Stati Uniti o della Gran Bretagna, sono messi male. Questo, ahimè, qui torniamo al tema della responsabilità, induce a un atteggiamento di ricerca di alibi. Se addirittura la Merkel, che è considerata il modello della responsabilità, proprio, se anche lei in questo momento annaspa, allora noi di che ci lamentiamo? Questo è un. Io spero, beh no, se ognuno di noi lo pensa è anche, come dire, legittimo. Io spero che non lo pensino i nostri governanti, i quali non è che verranno giustificati al fatto che anche Macron ha dovuto fare delle cose impopolari, eccetera. Certo. In realtà c'è tutto un problema. Io vedo, no? Le scuole, i contrordini su stare a casa o non stare a casa. Qui no, ma qui, ahimè, viene fuori un vecchio tratto di una certa tendenza, un po' all'improvvisazione, alla faciloneria. Questo, ahimè, io ho un caro amico che aveva studiato a lungo la storiografia e la sociologia politica, che hanno ragionato sul cosiddetto carattere degli italiani, qualcosa che risale molto nel passato, che è riconducibile al famoso detto del particolare, del Guicciardini, del tempo di Machiavelli, cioè il campanilismo, la contrada. Noi siamo un po' così, no? Ci occupiamo del nostro orticello e pensiamo che comunque la buona stella. Questo, ahimè, è un tratto di cui i psicologi si stanno occupando perché ha delle ripercussioni molto forti sul piano proprio anche dei comportamenti. Però è chiaro che ci sono delle radici molto forti in questo comportamento, cioè sa il vecchio immagine anche di uno, prima volta che andava a Londra negli anni 60-70 notava, ah sì, alla fermata dell'autobus i londinesi stanno in fila, no? Mentre da noi sugli autobus di Sì. quegli Sì, anni ancora un po' si saltava nel finestrino. infatti abbiamo tutti subito la lezione andando a Londra di quelli che ci rimbrottavano perché da italiani In coda. volevamo Ecco, scavalcare la questo è un fila. aspetto, ahimè, di carattere psicologico che non ci aiuta, anzi, o meglio, è quella fede sempre che ci salteremo fuori, ce la faremo, troveremo la soluzione, però rischiando di non imparare mai. Purtroppo, ecco, c'è un elemento che questo la dico un po' più seria. Sotto alla base di tutti anche quei fenomeni che segnalava poco fa. I medicinali, l'inquietudine, c'è il fatto che noi rischiamo in questo momento un vissuto depressivo molto grave. Depressivo è quello che ci capita quando ci muore un caro, no? Il lutto, la malinconia. Ecco, sono momenti depressivi in cui tu è come se ti afflosciassi un po' su di te, la tua energia si ritirasse, non che sparisce, viene tutta destinata a mantenere un equilibrio, un po' come quando, l'esempio è un po' stupido, dopo aver mangiato, perché non bisogna fare il bagno? Perché il sangue va tutto intorno allo stomaco per favorire la digestione e magari altre parti sono meno ossigenate, allora è meglio che non facciamo, non prendiamo l'acqua fredda, un bagno nell'acqua fredda, eccetera, eccetera. Ecco, le energie, quando si ha una forte perdita, e noi abbiamo avuto una forte perdita anche di autostima, probabilmente, no? Di convinzione. Le energie sono tutte messe un po' a protezione, ecco, siamo un po' rinchiusi su noi stessi. È un sentimento depressivo che non, ecco, bisognerebbe non essere spaventati da questo sentimento, che noi siamo tutti un po' abbattuti, tristi, anche un po' malinconici e spaventati. Dobbiamo esserne consapevoli, non dobbiamo sorprenderci, è uno stato quasi di risposta fisiologica a questa situazione. Ecco, usare anche questo momento del ritrarsi per cercare delle nuove risorse. In fondo, i mesi del lockdown sono stati anche interessanti perché molti hanno testimoniato, cioè, mi sono rimesso a studiare certe cose,
mi sono dedicato a cose che trascuravo, ho mantenuto dei rapporti con le persone in modo Si diverso. Ecco. potrebbe dire, per minimizzare la cosa, che ci siamo presi, non so, dei mesi sabbatici, no? Ecco, scusami, Per il tempo d'arte. poter rimettere a posto tante cose, e che a un certo punto, oltre al senso di responsabilità che ognuno di noi, lei diceva, deve avere, a questo punto, sappiamo quanto male fa la pandemia, il virus, dall'esperienza della primavera, ma oggi sappiamo anche, avendo questa consapevolezza, che abbiamo la prospettiva, nei prossimi 6 mesi, eccetera, di poterne uscire, perché stanno venendo fuori i vaccini, stanno venendo fuori poi delle medicine ad hoc, insomma. C'è una prospettiva che di poter uscire veramente da questo incubo. Sì, non stiamo dicendo che bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno o che dobbiamo pensare che tutto questo. No, dobbiamo essere contemporaneamente consapevoli che questa è una brutta botta e che questa seconda potrebbe essere anche più forte della prima. Questo, sa come quando, adesso beh, ci sono gli airbag, ci sono le cinture di sicurezza, ma quando giravamo nelle auto che erano anche meno sicure di oggi, e non avevamo queste protezioni, e magari io l'ho avuto un paio di volte il tamponamento in autostrada. L'unico modo per non avere dei danni seri, tipo una distorsione proprio alla colonna vertebrale, eccetera, era vedere che si stava o per colpire o per essere colpiti, stringere le mani sul volante, tendere un po' i muscoli, in modo che l'impatto dello scontro si potesse contenere. Ecco, dobbiamo fare qualcosa del genere, cioè sapere che la seconda botta sarà probabilmente anche più terribile della prima, però siamo un po' avvertiti, sappiamo di cosa si tratta, Certo. e quindi un po' essere consapevoli, contemporaneamente essere consapevoli e quindi anche richiamare le energie, e dall'altro continuare a mantenere un comportamento in cui io faccio la mia parte. Ecco, questo è tutto abbastanza, non dico faticoso, ma richiede proprio una convinzione. Io ce lo siamo già detti forse un'altra volta, osservando il comportamento delle persone che per strada, capisci che tendenzialmente gli anziani, vedo il tema mascherina, no? O i modi in cui ci si muove, gli anziani, anche magari per un egoismo legittimo, perché per morire c'è sempre tempo, no? Certo. Sono molto attenti. Le donne in generale si vede molto consapevoli. I ragazzini più quelli delle scuole, sa perché hanno dei genitori che lo dicono, sono bravi. Ecco, c'è quella fascia tendenzialmente maschile Sì. tra i 30, i 40 e i 50, ecco, e lì capisci che c'è un po' un bullismo, non da ragazzi, e sono ex ragazzi, che c'è un po' questo bullismo, eccetera. Ecco, questo capisci, ma la maggior parte delle persone tendenzialmente questo sforzo lo fanno. Certo, bisognerebbe cercare di esercitare verso, cioè, avranno delle fidanzate o delle mogli questi maschietti un po' esibizionisti, un po' maci, glielo dicano, avranno ancora una mamma e un papà che gli tirano un paio di sberle. O dei Sì. figli che dicono: guarda, la maestra a scuola mi ha detto che bisogna stare comportarsi in un certo modo. Ecco, questa non sto pensando, come ha suggerito il ministro della salute, la delazione delle feste clandestine, no? Quando gli assembramenti. Però un comportamento un po' vigile, e anche che si fa carico anche degli altri. Questo potrebbe essere una bella acquisizione anche di una etica, no? Del comportamento. Non solo Giusto. ricordare mettetevi la mascherina, ma suggerire: senta, stia un po' più lontano, ma non per essere terrorizzati, no? Ma guardi, stia attento lì, tocchi meno, farsi un po' gli affari, ecco, farsi un po' gli affari degli altri.
il tema. farsi un po' gli affari degli altri, anche se c'è un po' di nervosismo in giro e qualcuno magari ti risponde male, Possibile. eccetera. Fare un po' gli affari, anche un po' gli affari degli altri con una certa prudenza. Io direi di concludere così con questo, con questa sua invocazione, psicologica alla prudenza e farsi gli affari anche degli altri. E poi magari ci sentiamo dopo Natale. Sempre molto Perché, volentieri. dobbiamo vedere quello che succederà a Natale, perché le grandi feste di famiglia, eccetera, riusciranno i nostri amici ad evitare quest'anno di fare le grandi ammucchiate natalizie casalinghe? Questo è un interrogativo al quale troveremo risposta dopo Natale. Grazie, grazie, Grazie a lei allora. dottore. Arrivederci, E alla arrivederci prossima. amici, Alla arrivederci. prossima, grazie.